colto quello che intendevo dire. Io non ho mai detto né che sono contro le vaccinazioni, né, anzi, guardi, io ho un figlio che è immunoresistente, quindi si figuri se io sono contro le vaccinazioni, perché più gli altri sono vaccinati, più mio figlio è sicuro, quindi insomma io sono una sì-vax assoluta. Ora, il tema però non è questo, il tema è che noi abbiamo avuto un ministro che è stato incapace di gestire all'inizio un'emergenza. Oggi, a distanza di un anno e mezzo, con quello che dicevamo prima, quindi con una campagna vaccinale che comunque è andata molto avanti e per fortuna che è stato così, non mi pare che si possa chiamare emergenza. Ora, siamo di fronte a una situazione che conosciamo, tant'è che ci interroghiamo sui vaccini, sull'efficacia dei vaccini, su quali fare e su quali non fare. Quindi non è un fatto improvviso che noi non conosciamo, è un fatto che conosciamo. E se il ministro, rispetto a un fatto che conosciamo, ancora non riesce a dare una linea chiara e a imporsi anche rispetto ad un andamento che pare comunque ondivago in tutta Europa, perché io diciamo, faccio anche una domanda agli altri. Dovrebbe intervenire ad esempio per riallineare le regioni? Come? Concretamente, più che dare un'indicazione chiara, è vietato usare AstraZeneca sotto i 60 anni, dovete allinearvi e poi cosa si può fare? Speranza è uscito con un provvedimento nel quale ha scritto che si raccomanda preferenzialmente, che non vuol dire inizialmente, non vuol dire questa è la decisione che abbiamo preso, mi assumo la responsabilità della scelta, perché poi bisogna anche capire che bisogna assumersi delle responsabilità. Io mi chiedo, per esempio, e chiedo agli altri ospiti, chi ha avuto la prima vaccinazione con AstraZeneca, in questo momento si trova al centro del quadro e vuole fare la seconda dose con Astraazeneca, e noi siamo ancora diciamo nella fase del libero arbitrio, mi pare, no? Come ci si comporta? Cosa fanno le regioni? Cosa fa il ministero? Punto è questo. Io inviterei tutti a un senso di responsabilità e non aggiungere confusione a confusione. La raccomandazione a un uso preferenziale era precedente all'ultima. Adesso non si può, non si deve usare, somministrare sotto i 60 anni. La mia domanda è però che chi ha avuto la prima vaccinazione con AstraZeneca e chiede di fare la seconda vaccinazione con AstraZeneca, lo può fare, non lo può fare, fa ricorso al TAR? Ci sono dei problemi, dei temi politici che bisogna porsi, non possiamo parlare soltanto per astratto, parliamo delle cose concrete. Rosato! Esiste anche il libero arbitrio, no? Ma il rischio che...